Eccoci, buonasera. Intanto grazie per essere presenti. Io ringrazio l'organizzazione che come ogni anno è sempre molto, molto gentile con me e mi invita a partecipare a queste chiacchierate che sono sempre molto istruttive e molto importanti. Quest'anno ho una ragione in più per ringraziarlo perché uno dei libri, almeno anche quello, l'altro che presenterò domani sera, è altrettanto interessante, ma questo credo che sia, per chi si occupa di questi argomenti, per chi fa il giornalista, per chi fa lo studioso, per chi ha voglia di approfondire i temi, uno dei libri, io ne leggo tanti, per mestiere, per piacere e per la professione che faccio, insomma ne leggo tanti del genere, credo che sia uno dei libri più belli che io abbia letto su questi argomenti. Più belli perché è un libro documentato, è un libro completo, è un libro che abbraccia un arco di tempo anche importante, perché non stiamo parlando solo degli ultimi anni, e che affronta un argomento che è un argomento che dovrebbe stare molto anche a cuore a noi calabresi, che è il tema della speculazione edilizia, che è il tema degli affari che girano intorno a questo mondo, che è un mondo particolare, difficile, complesso. C'è dentro poi tutta la partita delle bonifiche e quindi dell'avvelenamento della terra, tema che ai noi c'è molto vicino. C'è il tema della politica e poi alla fine c'è il tema che credo che sia il più attuale in assoluto, quello della corruzione. Il libro è incentrato prevalentemente su Milano e la Lombardia, con poi delle braccia che si allungano su altre regioni, su altre storie, compreso la Calabria. Ho visto qualche accenno, insomma, a qualche società che doveva venire in Calabria a costruire degli ospedali. E però non è un libro solo sulla Lombardia, perché è un libro su un sistema, che è un sistema che in Lombardia ci è stato raccontato, ma immagino che sia possibile raccontare anche per le grandi città, le grandi metropoli in genere, ma credo più o meno su tutti i territori. Per cui, oltre ad invitarvi ad ascoltare i nostri interlocutori, io vi invito poi a prendere questo libro e a leggerlo con attenzione. Non è un libro semplicissimo, non è un romanzo, non è una cosa che si legge ovviamente a cuor leggero. Però, come tutti i libri importanti, ci vuole, come dire, lo giusto stato d'animo. E immagino che come me, quando finirete di leggerlo, starete male. Un libro che non vi fa star male, secondo me, non è un buon libro, almeno quando si tratta di libri d'inchiesta. Io a questo punto inizierei proprio dal nostro autore e gli chiederei di descrivere lui che cos'è stato il sistema, perché di questo si tratta, che viene descritto nel libro. Tanto buonasera a tutti e volevo ringraziare Trame, per me è un onore essere qui. Intanto, allora, che cos'è questo sistema, questo oligopolio del cemento, degli immobiliaristi, dei palazzinari? Beh, è un club, un ristretto club di persone che nell'arco di un 30-40 anni, prima direttamente, poi attraverso alcuni eredi, hanno sostanzialmente tenuto in mano la città sotto il profilo del grande patrimonio. Il grande patrimonio, la ricchezza, ciò che si vede, si tocca. Io entro nel merito di quella fotografia della città, che è quella che si vede. Lo dico sempre perché Milano è spesso ricordata, e giustamente, credo anche per argomenti simbolo come quello della moda, del lusso, del sistema finanziario. Milano è anche altro, no? Non è solo la borsa, non è solo Versace o Prada.
ma quando si parla di denaro, di molto denaro, di potere, si parla in questo caso invece del mattone. Io parto da lontano in questo racconto, fine 70, primi 80, quando comincia l'epopea di Salvatore Aligresti. Salvatore Aligresti è un signore, un ingegnere siciliano di famiglia di Paternò, Catania, e a Milano nel tempo mette in piedi un ramificato sistema di potere. Quindi la famiglia degli Aligresti, Salvatore naturalmente in particolare, diventa un simbolo. Negli anni Ottanta, fortissimo, lo dico perché io in quegli anni cominciavo a fare giornalista, tra l'altro tra le persone con cui io lavoravo come riferimento, perché, c'era, prima si diceva, c'era Veltri, qui raccontava del libro Africo, scritto da Corrado Stajano, e Stajano era per me stato uno dei maestri iniziali, no? E Stajano era uno che raccontava in quegli anni e anche dopo la Milano degli Aligresti e con tutti i nessi e connessi della situazione. Quindi il potere ligrestiano nasce in quegli anni, si sviluppa, è ammanicatissimo con una certa politica. In quegli anni c'era Craxi, per cui erano i socialisti che comandavano in città, e lui, grazie all'aiuto di questa parte della politica, riesce ad avere molti spazi. Facendo dei salti in avanti con la Seconda Repubblica, lui mantiene ancora un buon potere con Berlusconi, con l'ala berlusconiana che con i sindaci Albertini e Moratti, no, governano la città. Quindi è un uomo che ha saputo nei decenni mantenere salda la posizione. E che cos'è questa posizione? È una posizione di dominio nelle costruzioni di ampia parte della città. Costruzioni negli anni Ottanta che consistevano in tanti grattacieli. Ancora oggi, quando ci si avvicina a una città in treno, in macchina, si vedono blocchi di grattacieli a grappoli di 5-6, no? Ce ne sono molti in città. Alcuni sono vuoti da decenni, nel senso che non sono stati affittati o solo temporaneamente, ma sono oggi questi grattacieli sono, siccome gli Aligresti, poi magari ne parliamo dopo, è finito in disgrazia, per cui questi grattacieli sono parte di quel patrimonio che lui ha usato per salvarsi, e oggi sono finiti nel patrimonio di Unipulsai, no? Quindi è, come dire, è la fine del re. Ma visivamente di quegli anni lontani rimangono queste tracce. Poi però ha costruito molto di più, nel tempo ha fatto altro. Lui era proprietario immensi territori, no? Che poi lui, attraverso sistemi, diciamo, di contrattazione, chiamiamola così, con la politica, riusciva a trasformare da agricoli in come dire, territori su cui costruire, edificabili. E questo ha fatto la sua fortuna. Siccome ha avuto molti guai giudiziari, processi, condanne, Tangentopoli, poi c'è stata l'assicurazione, la SAI, poi Fondiaria, c'è un immenso potere di quest'uomo che comincia col mattone, va nella finanza e ritorna nel mattone. Ecco, qui si cerca di raccontare intanto nei decenni cosa ha significato l'epopea ligrestiana, che ha un'ombra oscura nelle sue origini, perché tutta questa fortuna ci si è sempre chiesti da dove arriva. Un, no? Po' questo, come Berlusconi, insomma. Un po' come Berlusconi. Infatti io questo ne cerco di ne accenno, insomma, perché se ne parla un po'. Ci sono zone d'ombra per l'uno e zone d'ombra per l'altro. Ed entrambi i casi cominciano col mattone, perché Berlusconi, prima, diciamo, di vendere le scope, perché effettivamente vendeva le scope ai tempi prima ancora delle crociere, diciamo, poi c'è stata la fase delle crociere, no? Poi si butta sull'immobiliare. I primi soldi che lui ottiene da investire sono sempre rimasti molto appesi lì,
perché è vero che lui dice che il padre che lavorava alla banca Rasini ha fatto con la sua liquidazione, ha dato i soldi, questa è la versione che ha sempre dato lui, tuttora la dà, ma nel gioco svizzero con le fiduciarie che ci fu allora rimangono ancora zone d'ombra, tant'è che nei vari processi dell'Utri questi pezzi di discorso saltano sempre fuori. Saltano sempre fuori, sono molti pentiti che raccontano come Bontate. Adesso però non vorrei entrare su questo territorio. Però per dire, questo è il fenomeno berlusconiano. Il fenomeno ligrestiano non è così spiegato, raccontato. Mentre nel caso Berlusconi ci sono molte ipotesi, e nel caso dell'Utri severe condanne, no? Nel caso di Ligresti tutto questo non c'è stato. Ci sono state delle indagini su alcuni, diciamo, investimenti sospetti. Ci fu la moglie di Ligresti che fu rapita e poi rilasciata dietro il pagamento di 600 milioni di lire dell'epoca, che sono non è una cifra piccola perché parliamo di 40 anni fa quasi. Ci sono delle state indagini a Roma, che partiamo dalla Sicilia, a Milano con Pier Camillo Davigo, collusioni e per ombre in questo senso, si parlava di Santa Paola all'epoca, uomini di Santa Paola, ma tutto questo però non ha mai portato una risposta chiara. Quindi le cose sono morte lì, Ligresti non ha alcuna, mai un'accusa formalizzata tal da arrivare a processo. Almeno per quanto riguarda il passato, poi... I guai li ha avuti anche dopo. Insomma. Ma i guai che ha avuto dopo sono stati diversi, no? Sono stati guai pesantissimi, ma di altra natura. Prima la corruzione a go-go, no? E più recentemente ci sono i fatti che di quest'ultimo anno, soprattutto, gli ultimi due anni, in cui c'è stato il tracollo finanziario e accuse di ogni genere. Quindi il fenomeno ligrestiano. Oggi Ligresti è in disgrazia, per cui... è facile parlarne contro, ma ci sono stati lunghi periodi in cui non si poteva dire nulla su Ligresti, perché Ligresti aveva quote in Mediobanca e in Rizzoli e Corriere della Sera, posti in consiglio di amministrazione, e era molto difficile, diciamo, raccontare chi fosse davvero Ligresti. Lo facevano altri giornali, evidentemente, ma c'è stata a lungo una cappa di copertura su quest'uomo. Oggi non c'è più, per cui si può liberamente, no? Anche persone che prima lo ossequiavano oggi sono lì che lo criticano, ma questo è tipico dell'Italia, però, che non è. Ora, questo è Ligresti. Questa ricostruzione di cui mi sono occupato poi va avanti, e mentre c'è un Ligresti che è costante, all'interno subentrano altre questioni. Tra l'altro, vuol dire, a Milano ci sono immense cose avveniristiche, costruzioni, cantieri avveniristici, cioè torri vertiginose che effettivamente, bisogna dirlo, sono spettacolari, no? E hanno portato la città a un livello internazionale al pari di altre. Però nelle parti più cospicue, più danarose, chi ha fatto queste cose sono persone legate ai Ligresti. Ancora una volta, eredi in qualche modo di quel sistema lì, perché sono proprio eredi, vuol dire, fisici, non eredi solo immaginari, proprio sono persone, figlie di persone che erano socie di Ligresti all'epoca. Quindi si è tramandato in una staffetta, diciamo in questo senso, finanziaria, immobiliare, che ci porta oggi. Milano è tante cose sotto profilo del cemento, c'è il discorso, si diceva prima, delle bonifiche, in grandi spazi. Io il tema delle bonifiche lo terrei dopo. Per dopo. Ma, per fare un'ultima domanda prima di coinvolgere anche i nostri ospiti. Ligresti può essere considerato, come dire, un caposcuola di quello che poi è venuto in seguito, che ormai anche negli ultimi anni fanno tutti a Milano, cioè il sistema della corruzione per avere varianti di piani regolatori, piuttosto che concessioni, piuttosto che costruire in una maniera piuttosto che un'altra, abbattere il verde per quanto possibile, in cambio poi magari di una scuola, di un teatro, il sistema Ligresti. Lui è stato caposcuola di qualcosa che c'è ancora in atto tutt'oggi? Sì,
credo la risposta è sì, è stato un caposcuola. Il metodo che lui ha più o meno inventato, che è quello di dire io ti costruisco a te comune, tu comune dici a me sì, se tu dici mi dai la concessione, mi dai l'autorizzazione, io mi assumo l'onere di costruire un pezzo di servizio pubblico, un pezzo di strada, la fogna, la rete illuminazione e bla bla. Ora, questo sistema si chiamava politica contrattata e se poi è andato avanti, perché è andato avanti. Lui è stato un inventore, ma non era semplicemente questo, perché se fosse semplicemente questo, in un rispetto di patti e non ci fosse un monopolista, ma ci fossero molti operatori, uno può dire, ma se ognuno fa il suo, bene, perché no? In linea teorica, anzi, potrebbe essere uno stimolo. In realtà non cosa succede? Succede questo, e lui fu un campione, no? È che lui otteneva le cose da fare per fare procedere, lei faceva, avanzava i lavori, ciò che andava fatto per il settore pubblico, per il comune, per la cittadinanza alla fine, veniva rimandato, ridotto, rinviato, poi non c'erano più soldi per farlo e buonanotte. Nel frattempo le case le vendeva però lui. Okay. Un truffatore sostanzialmente, se questo vogliamo. Questo è in gran, diciamo in larga scala veniva fatto così. Per molto tempo è stato fatto così. E questo della promessa dell'impegno non mantenuto è una costante. In città, ma io credo che non sia tipica solo di Milano. No, infatti, naturalmente. Lo dicevo. Però il sistema Ligresti è segnato da questo passo. Delle bonifiche, siccome so che stanno a cuore il tema dello smaltimento dei rifiuti anche a John, volevo che lui ci facesse un parallelo anche con quello che succede per esempio in altri paesi come l'Inghilterra, no? Nel senso che noi in Italia adesso viviamo questa condizione strana, no? Per cui abbiamo terreni inquinati che sono molto spesso di proprietà pubblica, anzi quasi sempre di proprietà pubblica, e il pubblico non ha i soldi per bonificare questi terreni, e il meccanismo era quello che li dava ai privati, in cambio della bonifica ci faceva costruire sopra di tutto, per poi scoprire che non solo ci costruivano sopra di tutto, ma nemmeno bonificati erano, e questa è la storia famosa di case costruite su veleni d'ogni tipo e d'ogni genere. Questa cosa è successa a Milano, ma è successa in diverse altre parti del nostro paese. Noi stessi in Calabria abbiamo avuto casi, insomma, di scuole costruite su terreni che poi in realtà erano scuole, caserme, insomma, case popolari, costruite su terreni inquinati. John, una roba del genere, io sono curioso, in Inghilterra è possibile che accada? Difficilmente, ahimè. Cioè, sono d'accordo con te che questo libro è un libro importante. Io, come storico, diciamo, mi facevo venire in mente altri episodi importanti, altri momenti, perché è un libro che racconta il passaggio dalla deindustrializzazione di Milano ad una nuova Milano post-industriale. Non a caso tutti i terreni, quasi tutti i terreni edificabili o comunque riqualificabili intorno ai quali operano queste cricche di speculatori, sono terreni che una volta apparteneva alla grande industria, cioè alla Bicocca, Pirelli, Alfa Romeo, eccetera. Quindi è una grande, importante svolta nella storia del paese, perché tutte le storie milanesi, storie importanti, non sono mai soltanto storie milanesi, cioè Milano è sempre stata la fabbrica, diciamo, del futuro italiano, e quindi interessa a tutti gli italiani. E a me, come storico che si specializza soprattutto sull'Ottocento, mi ha fatto venire in mente altri episodi di speculazione edilizia che risalgono anche alle origini dello Stato italiano. Per esempio, quando Firenze diventa per la prima volta capitale d'Italia nel 1864, si scatenano enormi ondate di speculazione edilizia che porta alla rovina il comune, eccetera. Poi, quando Roma diventa capitale,
c'è bisogno ovviamente di palazzi, di uffici, di, e cioè si scatena un'altra ondata di speculazione con lo stesso problema, lo stesso identico problema di legami troppo stretti, diciamo, tra politici e palazzinari, tra banche e palazzinari, tra chi dovrebbe vigilare sulla, su tutto questo processo di trasformazione urbanistica e palazzinari. Cioè, a volte c'è da, diciamo, come storico uno si occupa, e il cambiamento è l'argomento principale del mestiere dello storico, e a volte le vicende italiane fanno, ahimè, perdere la perdere la fede nel mestiere, perché tutto si ripete. In questa storia, tra la metà degli anni 70 e oggi, tra alti e bassi del mercato immobiliare, tra alti e bassi della tensione giudiziaria, si ripropone appunto un sistema, uno stesso metodo tra aggiotaggio, tra speculazione, tra turbativa d'asta, tra corruzione degli enti che dovrebbero sorvegliare alla costruzione, tra politici pagati con consulenze, con stipendi, con appartamenti di lusso a bassissimo prezzo. Sono meccanismi squallidi fondamentalmente, ma straordinariamente potenti nel perpetuare questo stesso sistema. Il discorso ambientale è molto importante, molto fondamentale. Io mi chiedevo, com'è che si perpetuano questi sistemi? Com'è che cambia così poco attraverso gli anni? Una delle risposte, uno dei, diciamo, dei luoghi di aggregazione di queste cricche, sembra essere, cioè il nome di un'organizzazione che torna a galla molto spesso nel libro, sembra essere Comunione e Liberazione. Volevo sentire il tuo parere su... Quello è un altro capitolo interessantissimo, perché peraltro Comunione e Liberazione è una di quelle grandi, fra virgolette, imprese che arrivano ovunque, ed è arrivata ovviamente anche nella nostra regione con interessi anche importanti. Sì, Comunione e Liberazione è un sistema che, da loro negato naturalmente, perché questo va sempre detto, loro negano in maniera radicale di essere una lobby, va bene? E ci tengono molto a distinguere tra Comunione e Liberazione e Compagnia delle Opere, dicendo che non c'è un nesso vero. Tutti sanno naturalmente che Compagnia delle Opere è questa confederazione, questa associazione di imprese che è ispirata a valori condivisi con CL. E quindi c'è tra le persone, perché poi le persone si scambiano i ruoli, e tra gli universi di riferimento c'è un collante, ma questo è ovvio e scontato. Però quello che loro negano è che ci sia un nesso operativo, cioè dicono noi facciamo il nostro mestiere e loro loro. Quindi non poi andate a accusare noi di essere una lobby che aiuta loro. Questo è ok. Detto questo, a Milano e dintorni, in Lombardia soprattutto, è vero che hanno una ramificazione nazionale, certamente, ma quello che fanno da quelle parti è una roba... Ecco, le mani sulla città, le mani su Milano non possono non avere CL come elemento centrale, che ha avuto nella politica appoggi forti. Se un signore come Formigoni per un tempo illimitato ha mantenuto un tale potere, l'ha dovuto come consenso elettivo grazie all'universo ICL, ma come ha contraccambiato? Il sistema della sanità, che vuol dire servizi sanitari, ma vuol dire anche blocchi immobiliari molto significativi, certo.
che a tutt'oggi hanno complicazioni in essere, perché poi via Formigoni rimangono tutte le cose aperte sul tavolo della città, e ci saranno altre inchieste su questo, perché non è finita certamente qui, perché purtroppo si semina e poi si raccogliono queste come dire, conseguenze negative. CL ha condizionato il gioco di chi fa le cose. Chi fa le cose? Chi si sceglie? Chi vince? Un po' CL e un po' le coprosse. No? Attenzione, perché qui c'è, a Milano in particolare, c'è stata sempre questa alleanza un po' stramba, no? Perché effettivamente uno dice, ma che ci azzecca, per dirla, con l'universo di CL con le coprosse? Sono proprio diversi come riferimenti culturali, no? Uno pensa, ma in realtà quando si tratta di fare affari in questo settore vengono messe un po' da parte queste differenze di origine, e alcune coprosse hanno in maniera significativa condiviso con il blocco delle imprese di CL buona parte degli affari immobiliari della città. E questo è vero, ecco che ci ricolleghiamo con le aree dismesse, le grandi praterie abbandonate, le industrie che non esistono più, l'archeologia industriale, no, cosiddetta. Ecco, in alcuni di questi pezzi sono rimasti tali, perché è difficile riuscire sempre a trovare una soluzione. Altre parti hanno trovato invece grossi sviluppi, e anche qui CL ha piazzato, io dico CL perché, meglio dire, Compagnia delle Opere ha piazzato le sue. Il sistema Fiera, per dire, il sistema Expo, che sono cose collegate, hanno avuto in questi anni fortemente una gestione dettata da uomini di CL. Sono uomini o appartenenti o simpatizzanti, praticamente quasi tutti. Perché c'era Formigoni, perché c'era tutto un blocco di pensiero in quel senso, e è andata così. E oggi un po' stanno cambiando, perché è chiamata un po' la politica, con Maroni, che ha, sia nella sanità sia col sistema, diciamo, dei servizi feristici, cerca di cambiare un po', ma è rimasto un lascito molto forte. Quindi, diciamo, così come Ligresti ha rappresentato un collante per molti anni, con un'operazione, diciamo, potrei dire un trentennio buono c'è, poi con alti e bassi. Gli alti sono quelli formigoliani, ecco, quindi sicuramente la lobby di CL ha dettato la linea. Io faccio il mercato del mattone, ma noi parliamo di opere immense, costate miliardi, o che avrebbero dovuto costare miliardi di euro, eccetera, eccetera. Stiamo parlando della grande finanza, di movimenti di denaro che sono impressionanti. Dovrei scrivere un secondo libro su questa cosa qua, che è tutto quello che c'è sotto, diciamo, quel livello là, e che noi conosciamo molto bene, perché quando noi sentiamo mattone, sentiamo cemento, sentiamo movimento terra, eccetera, eccetera, ci viene in mente solo una roba là, perché, ma là ci vorrebbe un movimento, altro, movimento terra, io ne accenno alla fine, ma è il capitolo che ci linkiamo con Andrangheta, sì. Però è un altro libro che ti impegniamo a fare per, eventualmente per un'altra edizione. Però è un fenomeno che c'è, è importante, perché è cresciuto, come dire, in quegli anni sono cresciuti i furbetti del quartiere, per intenderci, ma sono cresciuti anche insomma, un sacco di personaggi che vi abbiamo, come dire, mandato da quelle parti. Insomma, il fenomeno dell'Andrangheta, che è cresciuta esattamente in maniera esponenziale, così come è cresciuto il mattone, paradossalmente, se ci pensi, man mano che cresceva la grande Milano, cresceva anche l'Andrangheta a Milano. E questa cosa ha un senso, nel senso che ci sono anche dei dati, dei numeri, delle cose abbastanza precise che ti inviterei a raccontarci. Sì, io faccio riferimento soprattutto all'ultimo paragrafo del libro Le mani su Milano, e mi chiedo innanzitutto quale può essere il rapporto tra il decadimento, o, come diceva Stefanoni, il fatto che oggi il potere di Ligresti è in ribasso, con
il fatto che viene fuori un altro tipo di potere che mette le mani su Milano, cioè il potere ndranghetistico. Diceva giustamente, lo indagheremo dopo, ma abbiamo già degli elementi. Voglio dire, abbiamo visto, e l'indagine infinito è quella che ci dà la misura più di tutte, abbiamo visto una presa di potere su alcuni settori dell'economia che ruota intorno a Milano da parte dell'ndrangheta. Ma abbiamo visto una presa di potere, l'indagine peraltro nel libro fa riferimento, si fa riferimento ad una sentenza, ad un giudizio di Cassazione del 2014, la sentenza è stata emessa il mese scorso e ha confermato per intero l'ipotesi accusatoria. Abbiamo visto una 'ndrangheta che mette le mani su Milano in un modo preciso, cioè occupando le aziende. Quindi non più con il sistema tradizionale, o non solo, con il sistema tradizionale di richiesta di pizzo. Le imprese non pagano il pizzo, le imprese sono mafiose. E c'è anche un dato preciso numerico. Se noi prendiamo i dati delle domande di accesso al fondo previsto dalla legge nazionale, la legge 44 del 99, le domande di accesso al fondo dei soggetti vittime di estorsione, che sono comunque una misura legata alla denuncia per estorsione, i dati della prefettura di Milano sono dei numeri piccolissimi. Le domande post indagine infinito, le misure sono del 2010, le domande post 2010 sono 4 domande nel 2011, 9 domande nel 2012, una domanda nel 2013. Numeri davvero piccoli, con cifre per gli accoglimenti ancora più piccole, 90.000 euro, 50.000 euro, 10.000 euro. Cioè il modo tradizionale di imposizione del pizzo, perlomeno dai dati giudiziari, non esiste più. La 'ndrangheta a Milano si esprime occupando le aziende o facendo sì che le aziende siano le aziende che si occupano di movimento terra o di altre questioni legate comunque all'edilizia, siano imprese 'ndranghetiste. Tant'è vero che vengono indagati e arrestati direttamente i vertici delle aziende, vengono sequestrati i patrimoni. E allora mi chiedo, ci può essere un collegamento diretto o indiretto tra il decadimento del potere di Ligresti e l'aumento dell'infiltrazione ndranghetistica a Milano? E se così fosse, quando il metodo ligrestiano era al culmine, che faceva la 'ndrangheta? Stava a guardare? Era sotto traccia? Era nascosta? Dov'era? Debba rispondere tu, ma soprattutto io ci aggiungo anche un'altra domanda, un'altra curiosità, così facciamo la cosa completa. Quanto ha inciso la crisi anche del generale, ma la crisi del mattone, per come dire, avvantaggiare le imprese mafiose che sono poi entrate a questo punto negli ultimi anni con capitale fresco, che era poi quello che cercavano tutti in determinati periodi? Dunque, io credo che sia necessario distinguere tra potere ligrestiano, chiamiamolo così, il metodo ligrestiano, tutto ciò che è significato come corruzione, come tangenti, nelle varie fasi tumultuose, mille rivoli, tutto questo, e lo distinguerei però dall'aggressione delle cosche in certe parti, no, della città o dell'interland, lo distinguerei perché davvero sono cose molto, sì, sono cose molto diverse, no? Perché un conto è dire a Bucinasco ci sono quartieri dove alcune famiglie dettano la linea, va bene, e quindi anche nel tessuto economico si arriva e quindi si mettono dei soldi e quindi le imprese, quando capitolano, entrano nelle mani di. Tutto questo accade, è accaduto in Brianza, non parliamone, eccetera. Tutto questo è vero, però quando parliamo di cemento parliamo di cose diverse.
un conto è l'alta finanza, di Cresti a quel mondo appartiene, non sa neanche, cioè quella realtà non sa neanche cos'è il contatto con come dire, una criminalità organizzata, per quanto potente, ma non sa neanche cos'è. Quindi distinguerei gli universi. Detto questo, nei dintorni di Milano soprattutto, io direi negli ultimi 20 anni, più o meno, c'è stato un incremento esponenziale della, diciamo, delle mani sulla città da parte di tutta una serie di 'ndrine. Questo è emerso in tante indagini, no? Quelle storiche degli anni 90, Wall Street, Nord-Sud e via dicendo, fino ad arrivare alle ultime, la più grossa è stata Infinito e molte altre. E si arriva sempre lì, si arriva sempre a dire, a identificare alcune realtà. La principale, quella che penso si possa dire con certa sicurezza, è che, per esempio, quando si parla di cantieri, quando si parla di edilizia, qui stiamo sempre sul tema, il movimento Terra, che è un affare, ormai credo, da quelle parti, che poi sono le mie parti, perché si dice oligopolio, qualche magistrato dice addirittura monopolio. Quindi, se ne parlava prima, cosa vuol dire? Che quando io vedo un camion, no? Che quelli grossi, che trasporta terra da una parte all'altra, io presumibilmente devo immaginare che in qualche modo, o in linea diretta o indiretta, qualche collusione c'è. Ed è una roba che fa un po' paura, perché uno dice, ma è possibile che sia proprio così, no? Perché uno se lo chiede, ma davvero è possibile che sia così? Però siccome questo è, mi sembra un dato più o meno condiviso dagli investigatori, quindi c'è da, a questo punto lo diamo per buona, quindi è questo per stare sull'edilizia, quindi direi aggressione forte. Poi naturalmente qui è il discorso della zona grigia, dell'area grigia, no, come si può chiamare, che la città di Milano è una capitale economica e va da sé che dove c'è denaro, no, c'è una, si concentrano alcuni interessi, compreso quello delle mafie in generale. Quindi anche qua però, no, questo pomeriggio si è sollevato un tema con Veltrin, che era quello di che si dicono anche molte fesserie sul fenomeno dell''ndrangheta. Fesserie nel senso che a volte si spara là qualche numero, tipo quanto pesa l''ndrangheta sul PIL, oppure quanti sono i negozi in questo caso che pagano il pizzo, non in zone tradizionali, ma in zone non tradizionali, si dicono cifre pazzesche, no? Ora, Confcommercio, a volte, o Confesercenti, Lega Ambiente, io faccio questi nomi perché sono nomi, per esempio, che io prendo molto, molto con prudenza. Perché avranno anche degli uffici studi, immagino, seri, non dico questo, ma, ripeto, Lega Ambiente e Confcommercio tante volte battono, dicono delle cose che, se fossero vere, Non tornano i conti. Allora, questo per dire, no? Come stare attenti a non dire che tutto è, perché tutto è poi non è niente è, no? Questa è una vecchia storia. Altro discorso invece è questo, cioè, se andiamo a prendere dei singoli segmenti e allora facciamo un'analisi più precisa, quella del movimento Terra invece è purtroppo vera. E lì, allora lì sì che vedi le cose autentiche. Quando dici che a Milano su 5 negozi, come disse una volta, 2 pagano il pizzo, è una fesseria, no? Non che non si paghi il pizzo in generale, ci sono casi, ma non è questo il punto è un altro. Aggiungo che nel processo Infinito, in cui ci sono 250 imputati e ci sono quasi 100 capi di imputazione, non c'è una sola imputazione per estorsione, sì. Per pizzo, o meglio, ce ne sono un paio, ma solo per estorsione perché non pagano gli interessi usurari. Cioè in un'indagine di quel tipo le intercettazioni hanno fatto venire fuori un solo episodio di pizzo, di estorsione in senso tradizionale. Perché si entra sul concetto del controllo del territorio, no? Il controllo del territorio non che in certe fasi storiche non ci sia stato. A Milano ci sono dei quartieri periferici dove effettivamente c'è stato controllo del territorio da parte di clan ben specifici, di giovani per dire, no?
Serraino di Giovine, comandato in pezzi, no? Papalia in altri, no? I Sergi, i vari Morabito, lo sappiamo che è così, ma è un tipo di controllo del territorio che non è quel controllo del territorio a cui invece c'è l'abitudine purtroppo in altre zone tradizionali in questo senso. Allora il pizzo non è lì il punto, no? Ci sono altre forme più velate, diverse, ma non è questo. Allora quando si vuole invece enfatizzare, ecco, questo però fa del male, secondo me, alla credibilità e la comprensione di queste cose. Perché, se no, allora si dice, allora c'è un passaggio nel nord Italia, in zone ricche, di alcuni fenomeni, vero. Ci sono i soldi e dove ci sono i soldi, si cerca di sfruttarli, vero. Ci sono forme di intimidazione, di violenza alla base di questo, vero. Le imprese, ci sono casi eclatanti di imprese brianzole, dove il nome Brianzolo, ma tra l'altro l'imprenditore Brianzolo stesso, è colluso. Non è che è vittima, anche questo. Spesso non succede questo, in molti casi sono vittime, ma in altri casi non lo sono affatto. Allora ci sono cognomi, perché è bello, perché cognomi tipicamente Brianzoli, che sono, è agli atti questo, veramente alla pari, no? Perché a un certo punto per convenienza, no? Per fare business, c'è una trasformazione, e questo è accaduto, ci sono casi anche molto noti, sono passati anche con condanne per associazione mafiosa, di gente che si chiama Perego, no? Dire Perego, in Lombardia è come, in Brianza in particolare, no, è una specie di simbolo, no? Perego è un simbolo, e per dire questo... Sì, sono d'accordo sul pizzo, però cioè il pizzo è soltanto una piccola dimensione di un'ampia gamma di tecniche di infiltrazione, di intimidazione, cioè serve ovviamente quasi il biglietto, la carta da visita per poi infiltrare una ditta, un'economia. Ci sono stati casi, diciamo, di metodi molto terra a terra, cioè macchinari bruciati, questa è endemica in queste realtà. No, io volevo invece, diciamo, parlare di un'altra lezione della storia, perché questa storia dell'infiltrazione ndranghetista del mondo del cemento al nord non accade ieri. Cioè, la storia di Bardonecchia, che lo saprete meglio di me, dove Torino va a sciare, dove dagli anni 60... lentamente, attraverso innanzitutto il controllo della manodopera, intimidazione, cioè distruzione di macchinari, eccetera, metodi di intimidazione, finisce che dopo 20 anni ci sono ditte completamente controllate dalla 'ndrangheta. E questo, cioè, non è una novità, è il ciclo normale dell'infiltrazione della criminalità organizzata in un'economia. Lo stesso ciclo si può vedere anche nell'Ottocento tra i grandi agrometi del palermitano, no? Alle origini della mafia siciliana. Si inizia dal basso, con intimidazioni di guardiani, con la guardiania, per poi prendere possesso di agrumeti, di aziende importanti, cioè, funziona così, cioè è assolutamente normale, non ha importanza se si tratta del... Cioè, ovviamente l'edilizia è particolarmente vulnerabile perché i macchinari sono lì, gli operai sono lì. Non è una novità, purtroppo ancora una volta... Cioè, purtroppo, secondo me, chi parla di reinvenzione dell'ndrangheta, della criminalità organizzata che diventano imprenditori, purtroppo questo non è per niente una novità. Questa è la mira sin dall'inizio, è il metodo mafioso. Non ho risposto alla tua domanda di prima, però. Sto legittando ancora.
Sì, la risposta io è sì. Sono calabrese, quindi me le ricordo sì, no. Le cose. La risposta è sì, cioè con la crisi economica e con il bisogno di liquidità da parte di chi fa impresa, quindi banche che non avevano soldi, oppure ti danno i soldi a un prezzo più alto, il sistema soffre. Allora, se c'è un soggetto che è sleale, quindi premia la slealtà. Allora, la slealtà fa sì che se io non devo pagare una banca perché i soldi ce l'ho con la droga, se io non pago, non metto in regola la manovalanza perché non me ne importa niente, io quello che tu puoi fare a 100, io te lo faccio a 30, a 40. Ecco come quando c'è una crisi è molto più facile intervenire per chi... Secondo me esiste anche il fenomeno, come dire, dell'entrata in società. Ah, certo. Nel senso che tu non hai i soldi per finire il palazzo, il grattacielo, eccetera, eccetera, e io ti ci metto dentro, no? In cambio di quote, di assunzioni, di ruoli, eccetera, eccetera. Questa, secondo me, è stata la nuova frontiera nel momento di crisi. Vale per Milano, ma vale per qualsiasi cosa. E non vale solo per l'edilizia. Oh, certo. L'edilizia è un terreno, come dire, congeniale ad alcuni sistemi criminali. Ma questo lo abbiamo visto anche dalle indagini, vale per i call center, vale per il grande commercio, la grande distribuzione, vale per i supermercati, per i centri commerciali, eccetera, eccetera. Questo, volevo capire se questo fenomeno a Milano si percepisce sì, no, come molto. Tale. Ora, e poi una curiosità, se riguarda solo l'andrangheta, quindi come mafia calabrese, oppure se un fenomeno simile avviene anche per la mafia siciliana, per la camorra o per altre forme di mafia? Allora, la risposta... Qua, è opposta rispetto a quello che si diceva prima. Prima si diceva il fenomeno estorsivo a livello di negozianti o comunque non è così significativo da segnare la questione. C'è, ma non è quello. Okay. Qui è l'opposto, l'usura invece sì. Allora, l'usura da cui poi deriva l'entrata in società, perché io ti presto soldi, poi te ne presto ancora, ti terrei dopo, non riesco più a ridarteli, poi... ti strozzo. L'operazione Blue Call, per esempio. Sì, pieno. Ti strozzo e l'unico modo per uscire da questo strozzo è che io ti dico, vabbè, allora tu entri con me. E più tu entri e più sei padrone. Quando poi hai tutto, sei padrone totale. Spesso il socio, l'imprenditore originario, rimane in azienda a avere con un ruolo, pertanto certe cose rimangono quasi, capito? Però cambia, per esempio... Molti dipendenti cambiano, questo si vede perché non ci sono indagini. Questa cosa dei dipendenti, guardate, lo dico a te che sei milanese, sei lombardo, è fondamentale, forse più importante della stessa estorsione. Perché questa roba qua crea quel consenso sociale, è vero, è vero. Di cui hanno bisogno le mafie per radicarsi sui territori. È una spia, non so se Gianni è d'accordo con me, ma è una spia molto particolare, molto da starci molto molto attenti. Le mafie in molti casi sono disposte anche a rinunciare al guadagno, no? Pur di gestire il potere. E il potere oggi passa attraverso il lavoro. Non, credo che non ci siano dubbi su questo. Io aprirei a questo punto un secondo capitolo, che è quello invece della corruzione e della politica. Perché dal libro si capisce perfettamente, insomma, se alcune cose succedono, se è stato possibile che alcune operazioni si siano realizzate, lo si deve alla fragilità del sistema politico. Attenzione, fragilità che probabilmente al nord è più connotato dal fatto che Lega, Forza Italia, PDL, eccetera, eccetera. Ho visto che ci sono invece anche un ampio capitolo dedicato, insomma, ai rossi, ai noi. E però, dico, se quella roba là la portiamo in Emilia Romagna, probabilmente le proporzioni si ribaltano, ma il gioco resta lo stesso. Ecco, vorrei che tu ci dicessi qualcosa in più su questo fenomeno, sul tipo di corruzione che hai potuto riscontrare, sui tornaconti, sulle fragilità della politica. Dunque, inizialmente questo libro non doveva essere un libro sulla corruzione, non voleva esserlo, poi un po' l'ho diventato perché se ogni volta che uno va a imbattersi in una situazione, in un'operazione, nelle varie strategie, ti trovi sempre a che fare con qualche
aggancio corruttivo, è chiaro che poi no, questo segna un po' il procedere delle cose. Allora, è vero che saltano fuori continuamente episodi di tangenti in tutte le forme, in queste forme di utilità. Un paio di righe che sono illuminanti, lui dice, a un certo punto cioè, non capisco, non mi ricordo se era una cosa citata, cioè, oppure una cosa che scrivi tu. Cioè, ci sono alcune zone di Milano, alcune parti di Milano dove si paga sempre e si paga tutto, dalla sciocchezza che può valere pochi euro, no? All'autorizzazione che vale milioni. Esatto, perché ci sono le cose piccole, le cose grandi. Qui c'è una corruzione che non è solo del politico, ma molto spesso e più frequentemente del funzionario. Del o di chi, sì, perché poi certi poteri sono lì, no? Ok, nei comuni. Però io aggiungerei un elemento, che è questo. Spesso si pensa che si debba pretendere. Allora, io, ora qui, tra o corruzione o concussione, secondo poi sappiamo, no? Di chi spinge, no? Di chi ha il pallino, ok? Ma io vado a dire una cosa oltre questo, cioè non c'è bisogno di fare tutto questo, c'è una, quasi una indole, chiamiamolo così, no? Che si è, come si è, che è aumentata negli ultimi tempi, in tempi parlo delle diciamo di Forza Italia, PDL negli anni in cui ho governato Milano, no? In cui tutto sommato, anche se non c'è bisogno di una corruzione quasi, no? Perché si viene incontro alle esigenze di questa oligarchia, diciamo di immobiliare, si viene incontro alle esigenze quasi perché va bene, la politica subisce in un contesto di un po' di ambiguità, quando invece ai vecchi tempi di Ligresti, socialisti, eccetera, era un po' diverso. Lì, come dire, si chiedeva, Ligresti metteva, ci sono testimonianze, io le racconto, che entrava nell'assessorato e picchiava i pugni, diceva qui fai come tu, fai come dico io. Allora, quel tempo si è un po' modificato in una naturale inclinazione che è una debolezza, no? Quindi non c'è più il politico che cede o che si... Oddio, c'è ancora, ovviamente, ma non c'è solo questo, c'è anche... Quindi c'è, alla tangente si affianca un fenomeno di, come dire, di accettazione del potere altrui. E quando quel potere altrui è degli immobiliaristi e delle grandi banche, perché questo è poi tutto un discorso che vabbè, adesso non riusciamo a affrontare, ma... che è molto importante perché gli uni non stanno senza gli altri. Ecco, in questo mangiatoia complessiva, diciamo, c'è un terzo soggetto che sono, diciamo, ecco, sì, perché, altrimenti non, perché giro poi uno. Ecco, però ecco, io direi che, come dire, si nota in questi 10-15 anni un'inclinazione in questo senso. Cioè, si accetta di subire. Ti faccio un'ultima domanda prima di chiudere. Quanto è importante, poi io vedo, leggendo il libro, no, siccome il libro abbraccia un arco di tempo che sarà 30 anni forse, una cosa del genere, almeno per alcuni, tu rivedi gli stessi personaggi già condannati che ricompaiono, è una cosa incredibile, no? Che tornano, cioè, li beccano, li arrestano, li denunciano, pagano, o patteggiano la pena, eccetera, eccetera, e te li ritrovi poi. L'ultima domanda è quasi d'obbligo, quanto è importante a questo punto per il nostro paese avere finalmente una legge anticorruzione che sia una legge seria, che sia una legge definitiva, che sia una legge che dice tu magari lo fai pure, ma se ti becco hai finito? Io non lo so se Renzi, perché se di questo parliamo, non so se Renzi riuscirà a fare questo, non lo so. L'ha detto. Il riferimento non era solo a lui in generale, quanto adesso, ne abbiamo bisogno. Siccome adesso è lui che ha il pallino in mano, lui adesso dice che farà un sacco di cose, ha detto che anche su questo fronte vorrebbe fare, vediamo, lo aspettiamo. È vero che sono state fatte cose finte con il ventennio del berlusconismo, secondo me tutto è peggiorato. Dal falso bilancio in poi, è un, come dire, al posto di essere più severi si è abbassata la guardia. È vero, questo è, ma non i magistrati, dentro il supporto normativo, perché se io ti tolgo la terra sotto i piedi, poi
la parte repressiva è più difficile farla, no? E questo è accaduto, io non lo so se questo governo riuscirà a trovare un accordo, però siamo sempre lì, non è facile, perché non a parole si è d'accordo, ma quando si è in Parlamento, notato in questi anni che tutte le volte si affossano, quando si affossa, l'autoriciclaggio non si riesce a fare, ma perché mai non si riesce a fare? Questo fa quasi una follia. È una follia, perché in un paese come il nostro sarebbe un modo per andare a colpire piuttosto duramente una serie di fenomeni. Non si può, no? Non si può. E adesso anche questo però sembra che vogliono, ma lo inseriscono con emendamenti di qua e là, poi lo sparisce, non lo so se alla fine passa. Non so. Va bene, grazie. No, perché ci hanno detto di chiudere, probabilmente hanno degli altri appuntamenti. Poi comunque noi siamo qua, magari ne parliamo. Grazie per l'attenzione, buonasera.